Mauro Ermanno Giovanardi, gli anni 90, stagioni irripetibili. L'intervista. Le sue ultime tracce percepibili risalgono al 2015, che è successo fino a oggi? Confesso che da un po' pensavo a questo progetto, poi ritirando la targa Tenco, ho detto che volevo fare un disco non di cover, peraltro ci avrei messo una settimana, neanche di inediti, direi circa sei mesi, bensì raccontare la mia generazione. E sono passati tre anni. Mi sono approcciato al periodo con onestà e umiltà, come un attore si pone a disposizione del copione, io ero a disposizione delle canzoni. Mi sono sentito pronto solo adesso. E un disco davvero così difficile? Un disco di Mina è più facile di un pezzo di Giovanni Lindo Ferretti. In tutti ho cercato di rispettare l'originale. Ho cantato e salmodiato, rappato e declamato. Forma e sostanza dei XI è un pezzo iconico di quella stagione, rischi di meno a fare un inedito. Come tutti i pezzi non miei parto dal testo. Di alcuni colleghi e amici sapevo quali fare, li sentivo cuciti addosso. Altri sono stati più complicati, la selezione è dura, il pezzo per sentirlo tuo deve colpire lo stomaco. Un omaggio a una stagione importante, storicizzarla. Farlo in modo sincero e meno retorico possibile. Far gustare il sapore dei classici. Non è un concept, è un album eterogeneo, dal folk al trip hop fino al soul. Un lavoro da antropologo a sottolineare una stagione importante, spero di avere vestito da evergreen le canzoni. D'altra parte arrivavamo da esperienze particolari, più vicine alle etichette indipendenti che alle major. Bisogna ammettere che è stato un decennio intenso, ricco di fermenti. Bisognava sintetizzare un momento irripetibile dove a volte ci sono congiunzioni astrali speciali, dove si attendono rivoluzioni. In quel momento abbiamo capito quanto era importante farci capire da chi era in prima fila. Le major ci hanno notato. Vi siete costruiti un mercato. Una fetta di pubblico che ascoltava musica anglofona orfana di quel background si è avvicinata a noi. Noi siamo maturati, abbiamo iniziato a chiederci l'anno prima tutta quella gente dove fosse, i concerti sono passati da 100 a 1000 persone. Poi XI primi in classifica. L'intuizione di Stefano Senardi che fonda l'etichetta Blackout e raccoglie tutto il mondo indie. Avrete passato anche momenti di scoramento. Per me uno è stato interiorizzare che è il computer che comanda sul palco. Sei tu che ti adegui alla macchina, se un pezzo dura 4,2 minuti quello è, non si può allungarlo di neanche un secondo. È stato l'inizio di una rivoluzione epocale. Ora bisogna pensare alla musica pre e post internet. Come tutte le rivoluzioni accadono per congiunzioni astrali favorevoli. Allora era più importante andare a un concerto che mettere un like, un mi piace. Si è perso l'aspetto umano. Ma la sua generazione ha vinto o ha perso? Il 68 ha perso ma noi un 1-0 lo abbiamo portato a casa. L'ex premier Mario Monti disse che i nostri padri ci hanno lasciato le macerie della guerra e ora si costruisce il futuro, chi è in mezzo deve arrangiarsi. Cosa si aspetta dal disco? Mi piacerebbe avesse un ruolo divulgativo. Anche solo per curiosità. Non ne volevo di più, volevo fosse un disco mio. L'unica che viene da un altro momento musicale era che le Bastreghi. I Baustelle per cultura, musica, idee sono i figli di quella scena.
una ventina di pezzi tra quelli del disco e altri di quegli anni che non ci hanno trovato posto. Penso a Tiro Mancino, Prozac, Virginiana Miller. Bell'idea. Voglio celebrare una stagione musicale irripetibile. Il mio è un atto d'amore.